essenzialmente non sono portato alla polemica perché non arriva mai alla soluzione dei problemi. Questo è verificabile nel breve periodo in cui io sono stato in consiglio comunale dal 2008 al 2009 e ogni volta, quasi spesso, che ho preso la parola ho cercato sempre di proporre soluzioni che fossero molto ma molto lontane dalla demagogia e dalla ipocrisia. Io penso che innanzitutto dal punto di vista procedurale è stato richiamato molto intelligentemente dal consigliere Iudice, nella sostanza si è detto questo è un atto che non è di competenza del consiglio. Ebbene, io credo che sarebbe sempre auspicabile, ma non mi faccio una colpa naturalmente, perché l'approfondimento della materia amministrativa è sempre una cosa difficile. Aggiornarsi in tempo reale è sempre una cosa complicata. Però vi voglio leggere rapidamente, non perché anche il tema non è questo, ma è importante il tema, perché quello che poi avverrà alla fine della discussione non è un atto di solidarietà, è un atto concreto. Poi io cercherò anche, diciamo, di spiegare a mio modo di vedere come alcune questioni possono anche non essere inserite nel protocollo, perché evidentemente attengono ai comportamenti personali e soggettivi di ciascuno di noi. C'è una circolare del Ministero degli Interni dove ad una precisa domanda di quesito, l'approvazione di protocolli d'intesa tra enti pubblici o tra soggetti privati ed enti pubblici è una competenza esclusiva della Giunta? E c'è questa risposta, parte da tutta una premessa sulla consultazione, sulla programmazione, perché in questo scenario l'approvazione di un protocollo d'intesa rientra tra le attribuzioni del Consiglio, considerato che, a sensi dell'articolo 42,2 lettera C del testo unico, il Consiglio è competente, tra l'altro, in materia di costituzione e modificazione di forme associative. Ora, perché dico questo? Ma non per, diciamo, sollevare un conflitto di pensiero, perché l'atto che noi andiamo ad approvare ha una sua, diciamo, efficacia e deve servire a noi consiglieri, a noi assessori, a chi ha la responsabilità, l'opposizione, maggioranza e la grande territorio. Ed io sono responsabile di tenerci, questo lo voglio dire con chiarezza, perché non mi nascondo che io sono un riferimento politico, perché sono riferimento di un partito che conta in questa città, sono anche un riferimento per l'amministrazione, che magari non hanno tantissima esperienza di ciò, però io sono responsabile di tenerci. Vedete, quello che è accaduto per il partito. E io faccio anche autocritica, perché quello che chiedono le persone che stanno prima, chiedono è possibile in uno scenario drammatico nel quale il paese, attenzione, non è solo questo. Se noi ricordo tutti la sera quando siamo a tavola e cerchiamo di quello che sta succedendo in Grecia, per non parlare di quello che succede nei paesi a nostra Mediterraneo, dove lì non hanno un problema del lavoro, perché lì ci sono ancora arrivati. Rigore morale, rigore comportamentale, e del tutto evidente.
attenzione, ma poi vediamo un attimo anche a delineare il percorso su quei momenti che non fare nelle prossime settimane di invece a finire. Perché se noi non modifichiamo la presenza, poi non siamo Thank you.
perché viene lei che lavoro solo per che non c'è la vita, poi avete un potere per non arrivare a fine giornata. Ma io da questo punto di vista, e credo tutti quanti noi, nessuno escluso, è comprendere in conto questa posizione di stare in bisogno in cui si trovano gran parte dei nostri concittadini. Allora, stateci vicini, noi dobbiamo stare vicino a voi, deve essere voi in una reciprocità per fare cose, per cercare di mettere in campo comportamenti onesti e corretti, e poi di fare massa, noi insieme a voi, per capire di non disperdere nessuna delle opportunità che abbiamo davanti. Se riusciamo a fare questo, e beh, probabilmente, non oggi, non domani, non me, qualche segnale poi riusciamo a dare, ma c'è bisogno di noi capire queste cose e di comprendere, sapete che questo è il momento e che da parte nostra, proprio perché c'è un momento drammatico che riguarda soprattutto voi e le vostre famiglie, noi non possiamo scatenare di mano. Io concludo questo perché questo dice tutto di quella che è stata una politica sbagliata, non solo la mia, ma la di tutti, è stata una politica sbagliata. In Grecia stanno togliendo le pensioni, in Grecia stanno togliendo la pensione a un vecchio, un diritto acquisito. Questo ci deve dare un'idea di che cosa abbiamo noi davanti.